arrivata un'altra vittoria, questa sera è la sesta in campionato consecutiva, la nona all'inizio della stagione, avete giocato una buona gara, qualche problemino forse solo nel primo set, poi la vostra superiorità è venuta fuori. Sì, ma è sempre così, se ci sono dei problemi vuol dire che c'è una squadra di fronte che gioca bene, cioè, e Perugia ha giocato bene per un set e noi dopo ci siamo un po' più sciolti e abbiamo dimostrato il nostro gioco. È vero che Stanovic ha fatto un'ottima partita oggi, soprattutto in battuta, e poi dopo ovviamente il nostro muro difesa funziona bene in questo momento, quindi questo è importante per il proseguimento. Date l'impressione quando accelerate, insomma, che non ce n'è per nessuno? Magari che continuasse così, perché stiamo comunque passando un brutto momento dal punto di vista della scaramanzia, quindi va bene, questo è un episodio, dobbiamo andare avanti, giochiamo bene, è importante anche perché ci alleniamo bene e questo è anche un motivo importante per noi, quindi dobbiamo continuare così senza sprecare energia, perché adesso ci tocca la Champions, è una partita infrasettimanale. Mi sembra proprio dal punto di vista psicologico, no? Abbiate reagito al meglio a queste due assenze, a questi due infortuni pesanti. Sì, ma abbiamo un'ampia rosa che è fatta per quello, e quindi alcuni giocatori che sono messi in causa stanno spremendo veramente bene. E questo è importante per noi, anche per la fiducia che dobbiamo continuare a tenere in campo. E quindi anche allenandoci bene, e anche questo è importante che dobbiamo continuare ad avere. Mercoledì adesso si gioca per il primo posto del girone e poi domenica la grande sfida di Trento. Sì, ovviamente. Cioè, prima dobbiamo pensare a Utrecht, che è una buona squadra e che è anche imbattuta in Champions. Quindi dobbiamo pensare a quello e pensare alla qualificazione. Poi dopo ci toccherà a Trento, che sarà una super sfida, ma prima pensiamo ai tedeschi.